tutte parole che avete già sentito, che però nell'ambiente del calcio sono fondamentali. È la filosofia di Italo Calvino, è la leggerezza nella letteratura, far passare dei messaggi. Io chiederei a Mora se vuoi. Calvino se vuoi. Far passare dei concetti. Italo Pucci conosce. Italo Pucci, sì. No, hai ragione. C'è ancora Italo Pucci. Non so se sia lì. Verisport. Era bravo, sì. No, c'è ancora, adesso scriverà, forse in televisione passa poco. Niente, no. Che cosa buona salute di lavoro. Per il resto non ho da aggiungere. Stefano Morro, Stefano, scusa, ti do del tuo da vecchio tifoso del PA. Non siamo più, sì. No, anche domenica. Tra l'altro hai avuto un'esperienza anche in prima squadra, di questo poi magari possiamo anche un attimo parlare. No, tu hai fatto una scelta a un certo punto, 2-3 anni fa, potevi continuare ancora, sì. Hai preferito intraprendere questa nuova avventura, chiamiamola così, questa nuova professione che... Quindi, è stato difficile o comunque era una cosa perché avevi ancora un'età in cui potevi dire la tua anche nel palo, mi sembra che tu mi sei stato richiesto di rimanere... Sì, era praticamente tre anni fa, due anni fa. Io però l'anno prima giocavo a Pisa, ho avuto una brutta esperienza perché dopo una trasferta siamo stati... contestati in maniera nella tosta, insomma, meglio non dirlo. E quindi quell'episodio lì mi ha un po' tolto l'entusiasmo nel giocare a calcio. Quando il Parma mi ha richiamato per poter dare una mano in campo, ormai l'interruttore l'avevo spento, quindi non sono più davanti, ho preferito iniziare questo momento. C'è un momento in cui poi parlavamo prima di flessibilità, di cambiare in corsa, quando c'era ancora Lucarelli, c'era Carra anche di... Quindi a un certo punto bisogna anche reinventarsi o comunque, viene naturale. Sì, no, guarda, io dico la verità,